Buonasera, eccoci a noi con il video di questa sera. Utilizzeremo un mazzetto nuovo e ora vi mostro la scatolina. Sistemiamo prima le carte. Abbiamo due varianti, abbiamo 3D, abbiamo Ruga. Nell'ordine le varianti saranno prima Ruga, poi 3D. Utilizzeremo 7 carte per ogni variante e andiamo a chiedere alle nostre carte cos'è che lo affascina di voi. Può essere un uomo, può essere una donna. Il consulto ha validità dal momento in cui lo ascoltate, non è assolutamente legato ad un fattore temporale, oggi come tra un anno. Potete ascoltare il video pensando a qualcuno e vedendo se poi la variante corrisponde, perché parlando di ciò che di voi lo affascina, ovviamente in qualche modo dovete pur ritrovarvi e riconoscervi nella descrizione che emerge. Oppure potete ascoltare senza porvi alcun obiettivo specifico e lasciare che le parole magari evochino nel vostro animo i lineamenti il volto di qualcuno. Io direi di iniziare, vi mostro la scatolina, come promesso delle carte, sono i tarocchi degli elfi, sono veramente molto belli, soprattutto per le persone che amano questo genere, ecco, di argomento. E iniziamo subito con la nostra ruga. Spostiamo 3D, ruga la posizioniamo qui davanti in una zona di luce e cerchiamo di sfruttare al meglio questo spazio evitando le ombre. Allora, che cos'è che lo affascina? Beh, allora, innanzitutto avete una fiducia verso il prossimo veramente rara. Siete un'anima preziosa. Siete una persona che ha iniziato un percorso di trasformazione. Qui non abbiamo una coppia che si è conosciuta da poco tempo. Qui la conoscenza è qualcosa che ha a che fare con anni di frequentazioni più o meno assidue. E nel corso di questi anni siete cambiate tantissimo. Anzi, nell'oggi siete quasi irriconoscibili, non nell'aspetto, ma nell'animo. Qui abbiamo un papa. Abbiamo una cerimonia che richiama il battesimo, è un battesimo in età adulta, quindi è una scelta consapevole, ci stiamo consacrando a qualcosa e il battesimo attraverso l'acqua, attraverso il sentimento che ricopre tutta la persona che è immersa e soprattutto a quest'acqua che viene lasciata cadere sulla sua testa. Quindi è come se si consacrasse totalmente animo, anima e corpo all'amore. Un amore però puro. È un amore che non vuole sentire nessuna giustificazione. È un amore che non vuole sentire parole. E se noi volessimo vedere la nostra persona come lo spettatore che sta osservando la scena, sembra quasi che questo anziano con la mano stia dicendo proprio a noi di stare fermi, di non passare oltre un certo limite o di non parlare. Ci fa cenno perché ha percepito la nostra presenza senza guardarci e senza distrarsi di mantenere il silenzio o di rispettare la sacralità di questo momento. Quindi questa persona che è molto affascinata e attratta da voi ha anche timore ad avvicinarsi perché vede in voi una chiusura che non è ritrosia in assoluto verso di lui o verso di lei. Ma è come una scelta, è come se questa persona guardandovi si chiedesse: ma lei effettivamente potrebbe mai accettare un mio corteggiamento, ecco, un mio gesto verso di lei? C'è proprio questa percezione di doversi fermare prima, di dover attendere, non è il momento, anzi, si ha anche paura di intromettersi in una fase della vita molto delicata che non si vuole assolutamente turbare. Però sappiate che chi vi sta osservando, chi vi guarda, è tanto, ma veramente tanto affascinato dall'energia che emanate, anche se poi alla fine non c'è questo grande gioco di sguardi. Ora, abbiamo un papa, abbiamo un imperatore e la persona che vi sta avvicinando è una persona che ha anche bisogno di quell'energia spirituale che vi appartiene, perché evidentemente è una persona che si è chiusa tanto
nella sua vita, soprattutto nell'ultimo periodo. Poi è una persona che ha dovuto sempre dimostrare una certa fermezza, forza, alla quale non è stato, diciamo, concesso di esprimere le proprie debolezze. È una persona coriacea, tutta ad un pezzo, sembra quasi una statua di marmo lì sul suo trono. Eppure questa persona in fondo, dentro di sé, ha qualcosa che non ha mai lasciato scorrere. Ecco, sì, sembra proprio questo, l'impossibilità di veder scorrere nel corpo di questa persona, attraversato poi tra l'altro da queste radici, come se questo sangue, questi capillari, queste vene, questo sentimento fosse stato portato via dalle incombenze, dal ruolo, dalla posizione che questa persona ha avuto nella vita e non si è mai potuto concedere più di tanto un attimo di fragilità, un attimo di romanticismo, un attimo anche di debolezza, un gesto di umanità. Vi ammira tantissimo. Bello che abbiamo anche mescolato le carte, abbiamo preso tre arcani maggiori, e nello specifico Papa, Imperatore e Imperatrice. Abbiamo recuperato questa donna che è come se avesse abbandonato, e questa siete voi, l'idea di amare questa persona a livello fisico. C'è stato qualcosa. La vita ha portato noi due a non poter vivere e condividere questo sentimento. A malincuore io ho dovuto lasciarti. Forse questo imperatore, dinanzi agli altri, deve manifestare e dimostrare una indifferenza verso di voi che non gli appartiene assolutamente. Quindi forse anche questo essersi chiuso, irrigidito, quasi inumano, sì, è un personaggio che in realtà veramente richiama più la statua di marmo che non un individuo in carne ed ossa. Ecco, io ho veramente abbandonato tutto. Perché? Perché non potendo viverti e non potendo vivere questo amore, di me resta l'involucro. Il mio spirito non so neanche più dove sia finito. Resta solo l'esteriorità, resta la maschera, resta la facciata e resta il ricordo straziante di quel giorno, quella sera, quando con l'ultimo raggio di sole ho dovuto dirti addio. E ti penso continuamente, costantemente, so che tu, a modo tuo, anche se hai dovuto allontanarti da me, hai rinunciato all'amore, proprio all'amore. Non voglio dire che questa persona abbia fatto voto di castità, perché non è questo, però questi due, ed è questo che soprattutto l'affascina di voi, è la vostra scelta. Qui vi siete scambiati promesse grosse, qui vi siete detti o te o nessuna, o te o nessuno, e credo che abbiate proprio il coraggio, l'animo, il carattere di onorare questa promessa. Sembra quasi una saga, no? Una bella storia dove c'è questo re, questa popolana, non principessa, un grande amore e lei che deve allontanarsi dalla corte e rinuncia a tutto. Non voglio dire che si va a fare suora, però qui c'è sempre comunque un contesto spirituale dove ci stiamo consacrando a un ordine che, se non è un ordine religioso, è comunque una sorta di percorso spirituale, come se questa donna diventasse una sacerdotessa. E c'è proprio stata una dinamica del genere, quindi lui è affascinato da voi in generale, in assoluto, perché siete fatti l'uno per l'altro. Abbiamo un imperatore e un'imperatrice, una coppia destinata che sembra veramente quasi Romeo e Giulietta, costretta a stare l'uno distante dall'altra. Perché? Perché non è proprio possibile poter convolare a nozze, che sia il ruolo, che sia la posizione, che siano gli obblighi che uno ha, che sia ciò che si deve dimostrare e mostrare agli altri. E l'altra persona che si è dovuta a malincuore allontanare, ma giurando amore eterno, e che non ne vuole più sapere del mondo materiale, del mondo umano. E questo sacerdote, questo anziano che allontana tutto e tutti, e con questa mano sembra fermare il tempo, quasi a dire basta, oltre questo confine non si può giungere, non potete, nessuno di voi che state guardando la scena, avvicinarvi a questa donna che si sta abbandonando totalmente ad un giuramento. Ha fatto un voto e in questo voto sta consacrando il suo cuore all'attesa di quest'uomo. Ora, diciamo che non è assolutamente semplice sbloccare la situazione. Vedete, abbiamo un 3 di spade, qui abbiamo comunque l'imperatore, credo che sia l'uomo ad essere impegnato.
Poi magari per alcuni è l'uomo, la persona libera, la donna impegnata. Ed è una condizione di vera, reale, profonda sofferenza e come vi dicevo, non dico che c'è stata la morte reale, per fortuna, e nel regale, ma qui è come se quest'uomo fosse veramente morto a se stesso. Cioè io sì, continuo a fare le cose che devo, onoro i miei impegni, lavoro, vivo la quotidianità della famiglia, degli amici, dei parenti, ma io mi sento totalmente circondata. Dato il cuore da questa piovra, da questo male sotterraneo che sta risalendo sul mio corpo, vi faccio vedere bene la carta, sembrano quasi capillari delle vene in, vedete, in superficie e è come se fossi un cuore trattenuto che vuole pulsare e dimostrare e far rumore con tutto il suo amore e non lo può fare. Cioè qui non c'è più sistole e diastole, qui c'è una sorta di paresi, paralisi dell'anima e questa persona soprattutto che probabilmente non si può far sentire. Non vi può vedere, soffre veramente tanto, tanto, tanto da cani. E non sto esagerando perché questa è la carta che rappresenta nella maniera più congruente con la realtà ciò che avviene tra le vostre anime. Cioè, questo abbraccio, c'è questa condivisione, c'è questo doversi dire addio, guardate il volto, questa rassegnazione del non ci divideranno mai. Qualunque cosa potrà accadere, noi non saremo mai lontani l'uno dall'altra, anche se non c'è dato di frequentarci, di viverci e d'amarci. Questa persona ammira di voi ed è affascinato del vostro e dal vostro coraggio. E effettivamente nel passato ho cercato anche il modo di potervi in qualche maniera inserire nella sua vita, no? Di farvi accedere alla sua corte, chiamiamo così. Probabilmente avete anche lavorato assieme. Abbiamo qui un personaggio che sembra quasi intento a anche lui. Dar vita ad una cerimonia, quasi che la donna dinanzi a lui stia per ricevere una sorta di non incoronazione, quando comunque viene creato un cavaliere. Il verbo creare non è giusto, ora non mi viene il verbo giusto, il verbo corretto. Quando viene nominato, ecco, un cavaliere, quindi si è in ginocchio dinanzi al proprio re, con la spada, questo re comunque celebra un rito. Quel rito non è andato a buon fine, ecco perché poi questa donna si è consacrata a ben altro, spogliandosi di tutto quello che aveva indosso, ergo potrebbe anche darsi che questa persona ha cercato di portarvi nella sua quotidianità, magari facendovi lavorare con lui, e quindi ha fatto in modo e maniera di introdurvi nel suo ufficio, nella sua azienda, nell'azienda di famiglia, chi lo sa, dandovi un ruolo, riconoscendovi un ruolo. Poi però avete dovuto abbandonare tutto perché è successo qualcosa per cui vi siete dovuti allontanare o dovute allontanare ed ecco che avete proprio dovuto dismettere i panni di questa situazione. E da qui la promessa di questo amore eterno che però non potete vivere in questo momento. Comunque questa storia è straziante, al di là del fatto che io non sia riuscita, probabilmente adesso mancano ancora due carte, a rendervi l'energia che le carte trasmettono, ma qui c'è un grandissimo amore, la consapevolezza che questo matrimonio non si può fare, l'impossibilità di uscire fuori dal ruolo, è un ruolo importante, io non posso dismettere come hai fatto tu i panni della mia posizione, per me non è concesso, tu potresti andare avanti con la tua vita, ma mi vuoi aspettare, io non mi posso muovere e questa cosa mi sta straziando da dentro proprio, e invece tu comunque è come se mi inviassi anche solo con il pensiero delle conferme del tuo esserci. È un grande amore, molto difficile da vivere, ma un grandissimo amore. Ammira di voi proprio l'ingenua allegria, la gioia di vivere, l'onestà. Avete un animo fanciullo, ma proprio come complimento lo dico. E in voi ha visto la bambina, la persona senza sovrastrutture, la stessa guerriera che dinanzi a lui ha accettato anche di essere magari la seconda donna. Quindi tante volte giustamente quando c'è una storia ufficiale si critica, non so, la segretaria che però magari era quell'amore che per 20 anni è stato tenuto nell'ombra. Cioè, è difficile quando c'è una situazione a tre giudicare chi se la passa peggio.
o chi se la passa meglio, se possiamo banalizzare in questo modo, se la moglie o se l'amante, se la donna tradita o la donna che rimarrà per sempre nell'ombra pur con la promessa di essere l'amore di una vita e oltre. Fatto sta che qui la conoscenza è una conoscenza antica. Questa conoscenza con il passare del tempo non ha potuto dar vita a una relazione ufficiale perché c'erano altre questioni alle quali e dalle quali lui non ha potuto sottrarre la propria persona. Questa bambina è cresciuta ammirando e amando questo individuo, questo uomo probabilmente un po' più grande, e è stata sempre molto collaborativa, laboriosa e ha sempre fatto tutto quello che ha fatto per favorire il re, no? Le api che lavorano per la regina. Ma mai ha percepito questa cosa come un'onta o mi stai sfruttando, mi stai usando. No, è cresciuta con la certezza che se mai lui ne avesse avuto l'opportunità avrebbe fatto in modo e in maniera di stare con lei. E quindi eccola con la sua spada a giocattolo, eccola di nuovo con la sua spada per essere, diciamo, in qualche modo introdotta anche con un ruolo secondario nella vita di lui che ha fatto di tutto, si è scervellito per trovare questo ruolo. Alla fine la cosa non è andata a buon fine e allora lei accetta il doversi allontanare per non creargli problemi ulteriori, ma comunque sempre a lui si consacra nello spirito e nel corpo. Quindi cosa ammira di voi? Ammira di voi anche questo coraggio, cioè guardate qui, voi avete dovuto lasciare il castello, scacciate dall'altra persona, uomo o donna che sia, che vi ha mandato via perché ha compreso, ha mangiato la foglia, ha scoperto, guardate il vostro sguardo di bimba offesa, arrabbiata, delusa, che però alla fine accetta di andare e piano piano si allontana con questa persona più grande, questo saggio che con la mano sulla spalla lo conduce, può essere una bambina come può essere un bambino a seconda di chi siete voi, lo conduce fuori da queste mura e quasi con la volontà di proteggerla e con questa mano dice a tutto il resto del mondo lasciate perdere questo spirito dedicato che ha già sofferto tanto per amore, per un amore eterno ed è stato proprio questo amore a darle il peggiore dei colpi con quella spada che non ha consacrato assolutamente niente, ma alla fine vi ha raccolto così questo saggio. Alla fine avete veramente sofferto tanto e non avete potuto fare nulla per rimanere al fianco di questo uomo. E questo uomo si dà anche tante colpe e probabilmente tante ne ha poi alla fine. Fatto sta che voi nell'oggi siete ancora completamente votate a questa persona. Totalmente, per voi è stato un giuramento difficile da sciogliere perché è un vero e proprio voto, cioè voi la vostra anima l'avete costantemente indirizzata verso di lui. Io vi posso solo dire che, e non so se è consolante, questa persona comunque non sta assolutamente passando un buon periodo e che si sta pian piano spegnendo. E mi verrebbe da dire è come se i suoi sentimenti venissero riassorbiti da questo fulcro al centro del suo corpo che non permettendo a ciò che prova di manifestarsi e di emergere, no? Come una sorta di buco nero, risucchia tutto dentro di sé e alla fine è come se lo stesse prosciugando. Eh beh, è una bella situazione tosta. Fatemi sapere per questa prima variante se vi riconoscete. Ora facciamo un attimo di pausa e passiamo alla seconda variante eliminando queste carte. Allora, passiamo alla seconda variante, però devo fare una premessa, non consiglio la visione della seconda variante a tutti perché ci sono le carte già voltate, ora ve lo dico. È una variante molto cruda, molto dura e nel mentre stavo registrandola è andato in crash, come mi pare, il cellulare e quindi ho un file di 1,7 GB che non si è assolutamente salvato. Ora, il mio dubbio amletico era fare una variante nuova oppure semplicemente dirvi che leggerò nuovamente le carte tutte già voltate nell'ordine con cui sono uscite, che non è proprio questo che vedete qui, ma io lo ricordo perché la storia che è venuta fuori è una storia che ha un profondo collegamento e lega tantissimo queste carte tra di loro e io ve la restituisco per come l'avevo interpretata. La premessa ve l'ho già fatta, quindi per chi non vuole la seconda variante, perché le carte sono già voltate,
Proprio non ascoltatela, cancellate il video o non seguite come vi pare, però io ve la restituisco così per come l'ho letta. E che altro vi volevo dire? Anche perché quando un messaggio deve giungere, un messaggio trova la sua via per giungere. Vi faccio già capire che qui si parla di narcisismo e di una variante veramente cruda. Al limite del chissà cosa hanno fatto, speriamo che non abbiate né voi né gli altri utilizzato energie molto pesanti. Allora, l'ordine con cui le carte si sono date lo ristabiliamo proprio con le carte stesse. Allora, tanto lo ricordo bene perché ricordo benissimo tutto quello che ho detto, quindi sarà una lettura veramente spedita. Allora, e avvicino anche le carte sperando che non si ripresenti lo stesso problema. E non potete capire che cosa vuol dire aver registrato una variante e doverla rifare da capo. È la cosa più odiosa che possa accadere in questo lavoro. Allora, avevamo iniziato con questa carta e io avevo sottolineato il fatto che questa carta ci mostra un matto dei tarocchi e avevo detto: ma chissà chi siete voi? Siete il bell'Adone che sta lì e che è affascinato da questa donna incinta alle sue spalle? O siete la donna incinta alle sue spalle che guarda il bell'Adone, sfiora la sua pancia e pensa: ah, chissà quanto sarà bello mio figlio che nascerà uguale a lui? Fatto sta che questo tipo, che avevo nominato Novello Ballerino con la sua calzamaglia bianca, sta tutto bello adagiato su queste pietre, circondato dalle farfalle, dalla leggerezza di queste ali bellissime di cui ammira l'esterno, la superficie. Una persona molto leggera, un po' superficiale, una persona che dovrebbe in realtà essere totalmente presa dall'amore, dalla preoccupazione, dall'interesse per questa fanciulla che ha la pancia e porta in grembo probabilmente l'erede, e invece sta lì per fatti propri, tutto rilassato, volta le spalle a questa donna che sembra molto triste, con la mano sull'albero, che sembra quasi invocare la forza, la presenza di questo albero al suo fianco. E non c'è invece quel bel fusto, fatto anche la battuta, di questo uomo. Ma chi ha al fianco questo uomo? Il cane, la fedeltà. E il ragno, la ragnatela, la manipolazione, la tela, le trame. E quindi avevo detto, anche se non lo interpretiamo in senso psicologico, e quindi non stiamo parlando di patologia, però qui potremmo avere, in base alla carta, ai significati evocati da questa carta, un bel narciso, un narciso che è totalmente centrato su di sé e quindi tutto il mondo ruota intorno a sé, e qui c'è il cane, la fedeltà nonostante tutto, e qui invece abbiamo questa donna che lo osserva, che non ha nessun gesto gentile da parte sua nei propri confronti. Allora vi ho chiesto: voi chi siete quindi? Siete la persona che si identifica in questa qui, che sta lì con il suo ragno, che è pronto a tessere la tela e quindi che manovra un pochino la situazione, tutto centrato su di sé, o siete questa persona alle spalle? Arriva la seconda carta e arriva la batosta, perché eccola qui. Questa è una carta che fa veramente paura, almeno a me. Innanzitutto perché questa bambina ha uno sguardo posseduto. Questa bambina ha in mano una spada ed ha ferito la donna alla pancia. Cioè, guardate cosa abbiamo qui. È per questo che io non posso non riportarvi questa variante, perché questa variante è troppo particolare. Cioè, questa bambina ha ferito la donna alla pancia, e la gelosia, la competizione, il sangue, e avevo letto questo gesto come la ferita narcisistica che spesso il narcisista ha da bambino, che subisce e infligge come vendetta, con questi fiori gialli che a me avevano richiamato tantissimo i crisantemi, sarà perché siamo in periodo, e appunto questa donna colpita alla pancia, e quindi questa bambina che per vendetta, per rabbia, per competizione, perché voi stavate dando, perché immagino che voi non siate questo qui, ma siate questa donna qui. Voi state dando attenzione, energia, amore, nutrimento, la vostra stessa vita, una nuova vita che deve nascere da voi, e non prestate attenzione al 100% ed esclusivamente solamente a questo uomo bellissimo, donna bellissima. E questa carta che mi aveva fatto già paura, ecco, vi avevo fatto notare la stella che
in parte potrebbe richiamare anche l'idea della tela del ragno, della ragnatela, perché il ragno quando crea una ragnatela getta i fili, quelli per congiungere, non so, i rami o le pareti di una grotta, comunque dove il ragno decide di fare questa ragnatela e poi inizia con i cerchi concentrici, no? A fare tutti i vari passaggi della sua ragnatela. Quindi questa persona che vi ha ferito lì dove cioè, ciò che per voi è più prezioso, dove voi date nutrimento alla vita stessa, vi ha privato di questa cosa, vi ha privato anche dell'energia della vita e andando avanti era venuto fuori il nostro mago. Quindi questa persona che voleva per sé tutte le vostre attenzioni, che comunque era molto abile con le mani, i suoi gesti, il suo gesticolare, il suo catturare la vostra curiosità, è una persona che usa dei trucchi, è una persona che usa delle fascinazioni, è una persona che richiama l'immagine dell'illusionista e quindi vi convince di qualcosa che non è ed è una persona brava con ciò che appare, quindi con l'apparenza, con la superficialità. E questa persona probabilmente era abituata o vuole, pretende da voi che i vostri occhi siano solo per lui ed ecco che appunto il vostro avere a cuore anche altre situazioni o la vostra volontà di costruire qualcosa con questo individuo, quindi anche un futuro assieme, diventa un fardello troppo pesante. Lui nella sua borsa non vuole borsa, l'ho detto con la Z che è orribile, vabbè, slang che ho creato io. Della sua borsa non vuole assolutamente che ci siano cose che non lo riguardano. Ecco, sì, lui porta con sé solo il peso delle sue aspettative e le sue aspettative sono delle pretese nei confronti degli altri. Inoltre è uno molto bravo nell'entusiasmare le persone che incontra. Andiamo avanti. Ed eccovi qui. Questa carta l'avevo ipotizzata con due possibili interpretazioni, una del passato e una del presente. Nel passato voi persona che ha indole di Croce Rossina e assolutamente non dovete offendervi perché non è una cosa detta in negativo, però siete persone che sono pronte a dare il sentimento che hanno a condividerlo con gli altri. E la propria vita, la propria presenza, il proprio amore e poi questa coppa che a me richiama tanto con questi liquidi, il Sacro Graal e abbiamo la donna che è stata colpita alla pancia e la pancia è anche associata al Sacro Graal, l'uovo cosmico, la vita, lo scorrere alla vita. E in questa carta nel passato probabilmente voi avete avuto più di un'occasione di avvicinarvi a questo individuo e prenderne poi anche le distanze. Quindi sembrerebbe quasi che questa carta voglia dirvi: rendetevi conto che ciò che scorre, il vostro sentimento e le esperienze che voi avete vissuto, anche nei sentimenti, anche con questa persona, sono esperienze che potete benissimo non ripetere la seconda volta. Quindi se questa persona si è mostrata manipolatrice, se si è mostrata violenta, aggressiva, se ha avuto pretese ingiuste ed eccessive su di voi, ecco, voi potete benissimo evitare di replicare di nuovo un'esperienza del genere. Però allo stesso tempo questo pantarei, questo tutto scorre, mi viene anche a dire che sebbene è impossibile che voi possiate vivere due volte la stessa situazione con questo individuo, non è detto che la volta successiva non sia peggiore di quella precedente, cioè al peggio non c'è mai fine, anche al meglio, ma anche al peggio. Quindi qui voi siete ferme, probabilmente nel passato vi siete chieste più volte cosa fare, ma nel presente sembra quasi che abbiate nuovamente l'occasione per prendere le distanze. Però, ahimè, la vostra inclinazione vi porta a sentire la mancanza di quest'uomo, al che mi era venuta in mente anche l'immagine del vampiro, quindi di questo vampiro che quando morde la sua preda cosa fa? Tutti i globuli rossi, no, della preda che non è morta cominciano a fremere ad andare nella direzione del suo carnefice e quindi c'è una trasformazione radicale, non vi ha ucciso del tutto, vi ha ferito e vi ha trasformato in qualcosa di simile ed ecco che si è innescata la dipendenza.
dipendenza affettiva, psicologica, sudditanza in qualche modo, sempre dipendenza è. Quindi a distanza si vive comunque, si vive male perché si vive di crisi. Allora, scusatemi, si sta anche per spegnere adesso di nuovo il cellulare, ma questa volta lo blocco e riprendiamo. Cioè, io questa variante la devo finire. Potete crederci o no? Ma quando ci sono varianti di questo tipo che ci introducono ad energie veramente brutte e pesanti, io credo che sia una sorta di sabotaggio della variante stessa, di non far arrivare il messaggio. Non potete immaginare la fatica che sto facendo e veramente vi invito a seguire, a vedere solo se credete fermamente che corrisponda alla vostra realtà. Io sto facendo una fatica immensa, è una variante che non avrei mai voluto proporre in questo modo, però io ci voglio arrivare in fondo questa volta, io voglio arrivare fino all'ultima carta e poi come va va. Prendetela con, diciamo, tutte le mie migliori intenzioni, con la mia buona fede di farvi ascoltare com'è finita questa storia. Poi per il resto spero che finisca presto, non voglio più avere a che fare con questa specifica situazione. Fatto sta, recuperiamo, ricominciamo da qui, che sto facendo una gran fatica. Che questa tipa, in poche parole, cosa fa? Da un lato ha bevuto dallo stesso calice ed è come se avesse assorbito un po' di questo stesso suo veleno. Con questo stesso suo veleno, lui comunque l'ha legata a sé ed è veramente molto difficile. Parlando di dipendenza, dicevo proprio quello: non si può giudicare una persona che ha una dipendenza, non la si può accusare perché il dolore che si prova nel vivere le crisi di astinenza è un qualcosa che solo chi lo ha sperimentato può comprendere. Fatto sta che la carta successiva, meravigliosa, sembrava suggerirmi, visto la freccia anche che indica voi, che questo sentimento, questa quinta essenza, piuttosto che donarla nuovamente a questa persona che si abbevera di voi, della vostra energia, della vostra vita, ecco, è meglio disperderla. Piuttosto sembra, guardate, un atto o un gesto liberatorio, gettare questo contenuto, non darlo nuovamente a questa persona, lasciare che vada via, che scorra. Sembra quasi una sorta di benedizione. Ecco, l'acqua che è associata spesso anche alle purificazioni, no? Tutte le ritualità di purificazione, quando entrate in chiesa, l'acqua santa, l'acqua benedetta con cui si fanno gli esorcismi. Ora capirete perché siamo arrivati agli esorcismi, perché poi io l'ho visto man mano e adesso le carte le conosco. Ma la nostra variante vi invita ad allontanarvi assolutamente da questa persona, tenendo conto di una cosa, che quando si innesca la coppia vittima carnefice è veramente difficile riconoscere il confine tra l'uno e l'altra. Perché se avessimo due vittime o due carnefici entrerebbero in conflitto e si capirebbe che qualcosa non funziona. Invece vittima e carnefice funzionano benissimo come due tessere di un puzzle che si incastrano in maniera perfetta. Di conseguenza, spesso queste situazioni hanno una durata molto più lunga di quella auspicabile, proprio perché è difficile rendersi conto di essere cadute in una dinamica velenosa, in una dinamica che fa male, in una dinamica perversa. Quindi le carte vi consigliano: gettate la spugna, gettate tutto, trasformate il sentimento in lacrime, disperatevi, allontanatevi, soffrite, vivete quella crisi di astinenza e piano piano ne verrete fuori. Ed ecco le due carte con cui concludiamo. Questa è bellissima perché che ci dà? Questa donna che prende le distanze nello spazio e nel tempo, congela il suo sentimento, fa un percorso di ascesi, saliamo sulla vetta, trova ciò che ha valore per lei, recupera la propria centratura, mette stand-by l'amore per questo uomo, quindi tutto ciò che scorreva si blocca all'improvviso, no? Vedete, si congela, non vuol dire che i suoi sentimenti siano spariti. Ma i suoi sentimenti si sono congelati, sono fermi lì ed è fondamentale che accada questa cosa perché solo congelando, bloccando, mettendo in stand-by il sentire profondo, ecco, solo in questo modo lei si può salvare.
E quindi questo è un vero e proprio volersi allontanare dalla battaglia per osservarla dall'esterno e comprenderne le dinamiche, perché finché ci sei dentro non te ne rendi conto. Quindi vedere anche se stessi prendendo la distanza da se stessi. Ora, la variante, prima che saltasse tutto, perché ovviamente ero arrivata alla fine della registrazione, si concludeva con questa carta qui e con il senno di poi ve la spiego meglio. Questa carta qui ci dà un personaggio che sta facendo una sorta di rito, come se stesse purificando questo corpo. Ora, voi sapete, no? Che anche negli esorcismi si fanno tutte queste ritualità. Ora, l'esorcismo, non parliamo dell'esorcismo del film, oppure di cose troppo complicate, ma anche un qualsiasi rituale di purificazione, un togliere un malocchio, una malia, una brutta energia, ecco. C'è sempre qualcuno che con un percorso suo personale, spirituale importante vi purifica, quantomeno fa qualcosa che ha a che fare con la purificazione. Quindi avevo concluso questa variante dicendo solo due cose. Uno, questo percorso di crescita interiore è un vostro modo per purificare qualcosa dentro di voi e per liberarvi da un daimon, da un comunque demone interiore, ecco, che vi aggancia proprio le viscere e vi tiene legate in questa situazione terribile al vostro aguzzino. Però avevo anche ipotizzato un'altra cosa, perché qui abbiamo per alcuni veramente un personaggio che potrebbe avere problemi, cioè questa potrebbe essere anche una persona che manipola l'energia. Cioè, io vorrei farvi vedere la faccia di questa bambina, se non fa paura. No? Guardate, lo sguardo proprio da possessione. Quindi, ora, non sarà valido per tutti, ma qui qualcuno, questo è un sigillo, qui qualcuno ha fatto ricorso alla magia, o l'ha fatto da solo con il libro, o l'ha fatto con internet, o è andato da qualcuno. Comunque io una purificazione che fosse anche semplicemente la benedizione del prete me la farei dare, in generale. Non mi pre voglio preoccupare perché non è quello. Però avevo concluso così. Ora, dopo tantissima fatica, in uno degli interattivi più difficili da registrare proprio di tutto quest'anno, io con molta umiltà vi consegno questa seconda variante. Come premesso, questa varrà per pochissime persone, però qualcuno sicuramente si riconoscerà. A qualcuno darà pure fastidio. Io non mi meraviglio se questa variante, piuttosto che smuovere commenti positivi, farà cantare qualche gallo che ha fatto l'uovo prima della gallina. E non sbaglio nel dire il gallo, poi ognuno sa sé. Io vi ringrazio dal profondo del mio cuore e adesso cerco di dimenticarmi anche chi sono, per quanto mi sono stancata. Un profondo bacio.